Ritrovati cari amici di Mistero in questa nuova puntata odierna. Dove ci troviamo? Siamo in cima al mondo, siamo a Chefchaouen, siamo nella città azzurra, la medina più caratteristica di tutto il Marocco, chiamata così per il suo colore ovviamente, azzurro, ecco. E proprio su questo tema ci sono, come sempre, due teorie che ci accompagnano. Ecco, pregherei la regia, il cameraman squisito come sempre, di fare una ripresa e dare un po' un'idea di quello che è il contesto, il panorama, ecco, e vedere perché è chiamata Città Azzurra. Ecco, come sempre dicevo, le teorie sono due, c'è una ufficiale storica e un'altra complottista. Ecco, noi siamo gli amanti dei misteri, dei complotti, cose, posso dire Bossari, senza neri lo sa bene e sa che voi siete curiosi. Ecco, quindi facciamo, ecco, diamo un po' l'idea di entrambe le visioni. Ecco, passa alla regia che ci segue e non ci abbandona mai. Ecco, diamo sempre il doppio taglio di lettura di queste teorie. Ecco, la prima, quella storica, sembra che la città azzurra sia nata per un discorso economico. Ecco, al tempo sembrava che l'azzurro fosse il colore a prezzi più scontati sul mercato. La seconda teoria invece, quella complottista, è che prevede la nascita, pensate un po', dei Sanfur, dei puffi arabi, ecco, in questo particolare luogo, eh? Ecco, tutti questi piccoletti, eh? Pensate che ne erano ben 23, questi puffi. Oh, ora ci troviamo in questa località, come sempre non diamo questo del luogo, come sempre prendono per un pazzo, ma non ci siamo abituati noi della troupe di Mistero. Ecco, noi non diamo, non intendiamo dare nessun indicazione riguardo quale sia la teoria più accreditata. Sapete come la pensiamo e sapete che noi fortemente crediamo che quella complottista sia la più veritiera, la più verosimile o simile al vero, perché no, eh? Ecco, al momento vi lasciamo con questi imbarazzanti panorami, ecco, davvero spettacolosi. Ecco, è come tutti i buoni, ecco, inviati speciali, noi facciamo anche noi un saluto al nostro pubblico. Ecco, in quel di Mariano, Nunziatina, Gigiolo, Sister Acti e cose. E in quel del Vesuviano alla nostra Marisa, che ci saluta e ci segue da lontano anch'essa. Ecco, per ora direi che per questa prima puntata da parte di vostro Beniamino Daniele Bozzati, come sempre autoproclamato, senza anelli da notare, ecco, dalla troupe tutta che è in giro in ogni e dove, eccoli là, guardate ce li ho in una mano, un cretino, ecco, dalla troupe tutta, dal nostro cameraman e il fonico che ormai è licenziato perché abbiamo visto che nell'edizione scorsa non rendeva assolutamente. Per oggi e solo per oggi è tutto, ma vi ricordo come sempre il nostro motto: hashtagate, twittate, commentate e come sempre chi più ne ha più ne esatto mettiate. Ecco, la regia mi faceva notare la presenza di una grata e dei locali autocchitini, si dirà così, boh, non lo so, e non vogliono che si cammini sulle graticole, chissà perché, forse qua non rimborseranno gli eventuali infortuni sul lavoro, eh? Ecco, per oggi, per questa prima parte di mattinata, solo per questa prima parte è tutto dal vostro Daniele Bossari, Mistero Casa Mia edizione 2017 Marocco. Per ora è tutto da Chefchaouen. A dopo.